la parte di popolazione italiana che è al di sotto di quelli che vengono ritenuti i livelli minimi di comprensione di un testo scritto, sono un po' più del 70% della popolazione. Se la domanda è un po' più complessa e richiede una buona conoscenza, ma anche una buona capacità di utilizzazione della conoscenza, pieno esercizio dell'alfabetizzazione funzionale, della capacità di orientarsi fronte al testo scritto e di produrlo. La percentuale addirittura degli inefficienti arriva all'80%. 8 su 10 hanno difficoltà a utilizzare quello che ricavano da un testo scritto. 7 su 10 hanno difficoltà abbastanza gravi nella comprensione. 5 milioni di italiani hanno completa incapacità di lettura. Heya! Oh? Vi saluto a tutti gli amici e anche i non amici magari del blog di Peppe Grillo. I dati che abbiamo da 3 indagini internazionali, 3 indagini comparative e osservative, cioè fondate non su autodichiarazioni come i dati Istat, cioè attraverso questionari si cerca di capire che cosa sa della lingua che dichiara di parlare la gente. Per quanto riguarda tutti i paesi, dopo l'uscita dalle scuole ci sono fenomeni di regressione verso livelli più bassi di alfabetizzazione. Si verificano anche a livelli molto alti, perfino tra laureati. Anche i paesi più virtuosi, con i sistemi scolastici che sembrano migliori, che garantiscono le competenze più alte in uscita, Corea, Giappone, Finlandia, Paesi Bassi, hanno delle percentuali di regressione che sfiorano il 40% della popolazione. Queste indagini hanno riguardato non solo la competenza di un testo formulato in parole, ma anche la capacità di capire elementari operazioni aritmetiche. Risulta che il nostro diplomato nella scuola media superiore ha più o meno lo stesso livello di competenza di un ragazzino di 13 anni che esce dalla scuola media, cioè, tranne eccezioni, i 5 anni di scuola media superiore sembra che in generale girino a vuoto. Questo determina un bassissimo livello di quelli che entrano all'università. Il risultato per ora finale di questo è che i diplomati di scuola media superiore di molti paesi hanno livelli di competenza linguistica, matematica, di comprensione, di calcolo, di problem solving superiori a quelli dei nostri laureati. Probabilmente questa è una delle cause più dirette e più specifiche dei processi di dealfabetizzazione della popolazione adulta. Questi dati, che cominciavano a essere noti per la prima indagine comparativa che ci ha dato un quadro dell'analfabetismo adulto e della dealfabetizzazione, sono della fine degli anni 90, 99, 2000. I politici li ignoravano, la classe politico-imprenditoriale, attenzione, la classe dirigente li ha ignorati. Questo tipo di problemi sono un fatto che condiziona la produzione e la vita sociale, e quindi la stessa vita politica vissuta o da vivere in modo partecipato, attivo. Quindi c'è un riflesso poi produttivo e quindi economico di questi dati. Diversi economisti hanno individuato nei bassi livelli di effettiva capacità alfabetico-culturale di manodopera e quadri dirigenti la causa di questa stagnazione produttiva, non solo economica ma produttiva, nella scarsa capacità di innovazione, nel ritardo nell'accoglimento di nuove tecnologie, nella incapacità di dominarle. Abbiamo bisogno di un buon livello di istruzione per poter trovare le piste buone per informarci e per utilizzare bene queste informazioni, per utilizzarle criticamente. Questo sarebbe indispensabile per tutti, per un buon esercizio del voto. Dal punto di vista dell'indice di scolarità, l'Italia si è messa alla pari con altri paesi che consideriamo sviluppati del mondo, superiore a 12 anni circa. Dal punto di vista della qualità della formazione, invece, il deficit è ancora fortissimo. La nostra scuola elementare garantisce alle ragazzine e ai ragazzini livelli di istruzione più alti nel mondo. Quello che non funziona bene è la scuola media superiore e anche l'università. La scuola media superiore è stata presa di soprassalto
da questo grande afflusso di ragazze e ragazzi. Non è stata ripensata perché si mettesse in grado di far crescere effettivamente le capacità e competenze. È mancato questa riorganizzazione, questo ripensamento e riformazione dei docenti, sia in missione, sia giovani, sia in servizio. Bisogna investire nella formazione degli attuali insegnanti e ragionare su come formare i futuri insegnanti. I nostri laureati, come i laureati degli Stati Uniti, attenzione, hanno un basso livello di competenza rispetto a altri paesi come Gran Bretagna, Olanda, Germania, Finlandia, Svezia, Giappone, Corea. Nel complesso della popolazione continuiamo a essere sul 14% e siamo qui il fanalino di coda dell'Unione Europea, con un destino difficile, perché qui cominciano i deficit di altro tipo, perché le aziende italiane tendono a non assumere personale laureato rispetto agli altri paesi, tantomeno a dottorato con dottorati di ricerca, e se assumono li pagano di meno e li adoperano per mansioni più basse della loro qualità e qualifica. Non c'è solo un governo che investe meno di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea in università e in scuola, ma è un contesto sociale poco favorevole agli alti livelli di istruzione. L'attuale Presidente del Consiglio ha capito che c'era un vuoto di impegno politico in questa direzione e, promulgando l'editto Buona Scuola, dal punto di vista della comunicazione dei media, ha coperto, dei giornali, delle televisioni, ha coperto questo vuoto. E purtroppo il vuoto rimane, 250.000 precari che c'era stato chiesto dalle corti europee di assumere, almeno per 60-70.000 sono stati assunti per effetto della Buona Scuola, a capocchia, senza una chiara destinazione, ma tutto il resto è fuffa, è vuoto. Mi piacerebbe di vedere la classe, ma non solo politica, la classe dirigente italiana nel senso sociologico del termine, quindi politica, imprenditoriale, intellettuale, impegnata a ripensare in modo radicale il funzionamento di certi segmenti della scuola e dell'università e lo stato complessivo della nostra cultura diffusa. Passate parola.